Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial. Io sono Erika ed oggi vorrei realizzare con voi una mattonella granny. Per farlo ho utilizzato il filato Catania, che è 100% cotone, e che possiamo lavorare con uncinetto 2,5-3,5. Io per farlo utilizzerò un uncinetto 3. Allora, per cominciare andiamo ad avviare 4 catenelle, quindi nodino iniziale e facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella, quindi carico il filo ed esco da entrambi. Adesso ci alziamo di 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a fare 2 maglie alte al centro del nostro cerchio, non dove abbiamo chiuso, ma proprio al centro qui. Quindi carichiamo il filo, entriamo al centro e facciamo una maglia alta. 1, di nuovo. 2 maglie alte. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte sempre al centro del nostro cerchio. Quindi 1, 2 e 3. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo sempre al centro del nostro cerchio facciamo 3 maglie alte. 1, 2 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte al centro del cerchio. 1, 2 e 3. Opla. Tre catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, quindi 1, 2 e 3. Entriamo, carichiamo il filo ed usciamo da entrambe le catenelle. Questo al centro della nostra mattonella. Adesso ci alziamo di 3 catenelle, 1, 2, 3 più 2 catenelle che lavoriamo sopra le 3 maglie alte del giro precedente. 2 e andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Negli angoli, nello spazio che abbiamo creato con le nostre catenelle, quindi 1, 2, 3, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 3 maglie alte sempre nello stesso spazio, 1, 2, 3, 2 catenelle sopra le 3 maglie alte e di nuovo ripetiamo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2,
3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle sopra le 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3, 1, 2, 3, 3 catenelle e 3, 3 maglie alte all'interno dello spazio, 2, ops, e 3. Di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle e ora facciamo 2 maglie alte, 2 maglie alte, 1 e 2 e ci agganciamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale che conta come una maglia alta. Questo è la nostra mattonellina e il modulo che andiamo a ripetere in sostanza per tutto il giro e per tutti i giri a seconda della grandezza che vogliamo raggiungere. Supponiamo di voler cambiare colore. I metodi per farlo sono diversi. Quello con cui io mi trovo meglio è quello di fare una catenella per assicurarci che il filo non si sciolga, tagliare il filo, aia, tagliare il filo, non il dito, e cambiare colore. In questi casi io carico il filo e parto sempre dagli angoli, quindi porto fuori il filo e realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie alte, 1 e 2. Sempre le 2 catenelle sopra le 3 maglie alte del giro precedente e faccio 3 maglie alte nello spazio centrale. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte negli angoli. Quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle sopra le 3 maglie alte, 3 maglie alte nello spazio centrale. 1, 2 e 3. Questo è il modulo da ripetere per tutto il giro. 2, 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle,
Ci vediamo a fine giro, io intanto continuo. Eccoci qui, sono giunta alla fine, ho fatto le 3 maglie alte, adesso facciamo 3 catenelle e come per il giro precedente chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Quindi entriamo, carichiamo il filo e usciamo da entrambe. Questa è la nostra mattonella. Spero vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!